L'orgoglio di essere beccaio è stato festeggiato dall'Associazione Macellai Fiorentini. La carne non è tutta uguale, spiegano, noi abbiamo la storia dalla nostra parte. Abbiamo voluto ricordare i 420 anni della cacciata dei beccai dal Ponte Vecchio e i 140 anni della nascita della nostra associazione come mutuo soccorso fra i macellari. In questa circostanza abbiamo voluto premiare 23 cadetti macellari dell'arte dei beccai. La carne è dal macellario, dalle macellerie tradizionali. Qui voi potete trovare la qualità, l'insegnamento, l'arte della frullatura, l'arte del confezionamento, tutte cose che non si inventano. Io ritengo che l'arte dei macellai, che trova nel Medioevo e nell'epoca d'oro delle arti e delle corporazioni Firenze il suo antecedente nell'arte dei beccai, sia una delle corporazioni protagoniste della storia della nostra città. Non è un caso che ad essa era dedicata il Ponte Vecchio, ponte dove quelle casine che oggi vediamo a sbalza sull'Arno non erano altro che il luogo dove i macellai gettavano le frattaglie, il sangue della carne direttamente nel fiume, per poi vendere sopra il ponte quello che era il prodotto pregiato. Naturalmente alla fine del Cinquecento furono però fatti allontanare dal Granduca, da lì, e trovarono quella collocazione che poi ha reso l'arte dei beccai sempre più la influente corporazione dei macellai. Un premio anche al presidente della regione Enrico Rossi come ambasciatore della Fiorentina nel mondo. Per le sue competenze per quanto riguarda la salvaguardia delle razze autoctone e della salvaguardia dei prodotti agroalimentari. Ecco, un riconoscimento che vuole essere uno sprone affinché i negozi tradizionali siano sempre un vanto per la città.